Capito? Perché lui, non essendo fiorentino, ma soprattutto essendo un uomo di chiesa, non poteva ricoprire cariche politiche. Però la città ce l'aveva un pugno, c'è poco a fare. Dopo anni di prediche e comizi, Savonarola aveva in mano Firenze. Ma paradossalmente fu quello il punto di non ritorno. Certo ragazzi, fo la mi porca figura anche vestito da frate. Ciao Haro. Ciao. Fra Girolamo Savonarola voleva rivoluzionare il sistema politico fiorentino. Voleva rendere questa città la nuova Gerusalemme. Voleva che Firenze fungesse da esempio per le altre città d'Italia. Iniziò così un periodo molto duro per i fiorentini, che si videro togliere tutto quello che non era in linea con il pensiero totalitario di Savonarola. Gli levò tutto, vestiti, strumenti musicali, gioielli, spazzolino da denti, dentifricio, gli levò anche Cotton Fioc, che c'era la gente, moria di cerume, gli andava in cervello, gli andava. Arrogo! Massimiliano Cavedani, non li puoi vendere i giornali di porno! Lo proibisco io e sono Savonarola! Mi dai le ore? E l'ultimo di Playboy è uscito? Il massimo della follia, il frate ferrarese lo raggiunse qui, in piazza della signoria, con il falò delle vanità. Ammucchiò tutta quella roba, si diceva prima, e dette fuoco a tutto, dette fuoco anche ad alcune opere giovanili del Botticelli. Fu così che si iniziarono a creare, giustamente, e fammelo dire giustamente, delle fazioni politiche contrarie a Savonarola. C'erano gli arrabbiati, per esempio, che ce l'avevano con lui a morte. I Palleschi erano i sostenitori dei medici, i Palleschi per via delle palle, sulle palle degli stemmi. Ma il nemico numero uno di Savonarola da sempre era la chiesa, quella chiesa che lui voleva rivoluzionare da cima a fondo e che in quel periodo era capeggiata dal perfido grandissimo, dal perfido Alessandro VI Rodrigo Borgia, perfido perché aveva comprato palesemente i voti dei cardinali. Arrogo! E Salvatore, non le puoi vendere le polentine fritte? Te l'ho viato io e sono Savonarola! Me ne dai due, per favore, me le incarti con anche un po' di patata arrosto e un per pranzo, non so male. Il Papa se ne stette buono inizialmente, lasciò esprimere il Savonarola come meglio credeva. Poi, quando si rese conto che la situazione era diventata ingestibile, passò al contrattacco. Dopo svariati avvertimenti, lo scomunicò. Scomunica che non servì a nulla, perché il frate ferrarese continuò imperterrito con i suoi comizi e le sue prediche. Continuò con la sua missione da salvatore. Fu così che il Papa cambiò strategia. Non se la prese solo con Savonarola, ma con tutta la città di Firenze. La città doveva voltare le spalle a Savonarola, altrimenti il Papa avrebbe lanciato interdetto contro la città, sequestrando tutte le terre dei mercanti fiorentini a Roma. Prezzo troppo alto per i fiorentini, che decisero così di abbandonare definitivamente il loro frate domenicano, che venne arrestato qui, nel convento di San Marco, insieme ad alcuni suoi frati fedelissimi, e portati nelle celle della Torre di Arnolfo, in Piazza della Signoria. Qua Savonarola venne accusato di crimini contro lo Stato e contro la Chiesa. Poraccio venne anche torturato. Alla fine confessò, ma poraccio non poteva fare altrimenti, lo picchiavano dalla mattina alla sera. Confessò e disse che aveva agito solo per il potere e per la gloria e che aveva ingannato tutti. Il 23 maggio 1498 venne impiccato e bruciato in Piazza della Signoria insieme a due suoi frati fedelissimi. Le ceneri poi vennero buttate in Arno da qui, da Ponte Vecchio, per cancellarne il ricordo per sempre. Finì così la parabola del frate ferrarese che aveva incantato prima e conquistato poi la culla del Rinascimento.